Vuoi dimagrire velocemente? Allora, due cose: fai HIIT e mangia meno. Eh sì, perché le cose stanno così, tanto grazie in questa nuova diretta su tutto il network delle pagine, sono Gianmario Migliaccio. Allora, non vorrei che passasse poi, diciamo, il luogo comune che sì, l'HIIT fa dimagrire, guarda, gli studi dicono. No, perché comunque tu puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, puoi basarti sugli studi scientifici più innovativi, anche in questo caso su Obesity Review, ma se poi alla fine della giornata tu hai mangiato almeno una chilocaloria in più di quello che hai bruciato, in grassi, punto. E quindi, ovvero l'HIIT è efficace nella massa grassa in minor tempo, sempre che ovviamente anche la nutrizione sia sotto controllo. Ma anche questa review, devo dire, l'abbiamo già anche commentata in queste giornate, perché è molto interessante, i commenti erano utili, e questa volta c'è stata un ulteriore approfondimento da parte di un altro membro della Sport Science Academy, anche lui un founder, ed è Antonio Pettino. Salve a tutti, ho scelto questa review per aiutare le persone nella scelta della strategia più efficace per la perdita di massa grassa. Lo studio mette in comparazione l'HIIT e l'allenamento moderato ad intensità costante e i loro effetti sul tessuto adiposo. Dalla review non si evincono particolari differenze in termini di perdita di massa grassa e o volumi di circonferenze, ma si registra un significativo risparmio in termini di tempo per quanto riguarda l'HIIT di circa il 40%. Quindi l'HIIT è un'ottima strategia per raggiungere i propri risultati in termini di perdita di massa grassa e con una gestione molto più efficace dei propri allenamenti. Grazie ad Antonio. Allora, in questo caso parliamo di una review, Obesity Report Review, che quindi chiaramente già dal nome si capisce che stiamo parlando di un'obesità. In questo caso l'allenamento HIIT può avere un'azione sulla massa grassa con una diminuzione in tempi più rapidi sull'allenamento continuo, quello a bassa intensità. Però già dal nome della rivista ci fa capire che l'obesità è una patologia. Quindi ovviamente far fare HIIT a persone, magari come in questa foto, che insomma già apparentemente si capisce che insomma siamo o in forte sovrappeso o primo livello di obesità, chiaramente c'è da coinvolgere la figura professionale del medico, perché l'obesità è chiaramente una patologia che va curata. Allora, se il medico condivide la scelta di fare attività, ben venga, allora si possono applicare anche dei protocolli, ma in quel caso c'è un altro medico, che è il medico dello sport, che deve poi dare la certificazione di tipo non agonistico, anche sapendo che poi l'allenamento dovrà essere fatto con HIIT. E guarda caso, dalle evidenze scientifiche l'HIIT significa arrivare a livelli submassimali, a volte anche massimali, quindi chiaramente una scelta condivisa, non è solo quella dell'atleta che vuole dimagrire, ma è anche quella del preparatore, che deve sapere che tipo di attività fare, che tipo di modello di HIIT applicare, quello del medico, che deve condividere per la salute del paziente di fare attività, del medico dello sport per fare la certificazione adatta, e poi alla fine chiaramente anche del nutrizionista, perché altrimenti, ripeto, se noi facciamo l'allenamento più bello del mondo, in teoria brucia grassi, però in pratica, se alla fine della giornata almeno una chilocaloria non è in meno di quello che abbiamo bruciato, noi ingrassiamo qualunque sia l'allenamento che facciamo. Quindi noi dobbiamo considerare tanti aspetti, non è solo l'allenamento che ci fa bruciare i grassi, perché se noi continuiamo a mangiare calorie ovunque provengano, poi chiaramente non ne usciamo. Grazie quindi anche questa volta per questa review a uno dei membri della Sport Science Academy, Antonio Pettino. Condividi, di anche la tua esperienza, se allenatore, personal trainer o nutrizionista o anche medico, commenta, perché queste interazioni per noi sono utilissime. Grazie, ci sentiamo domani con la Sport Science Academy. Ciao. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.